Buongiorno da questo agnellino. Ma voi guardate come dorme lui, cioè non vuole essere proprio disturbato. Cookie, Cookie. Poi se lo sfuguleo, come si dice a Napoli, mi morde, eccolo, eccolo. Mosce in diretta. Eccolo, vuole dormire, vuole solo dormire. È pigrissimo lui. Che dice? Bell'amore, ma te devo mangiare perché tu sei troppo bello. Sei bello. I miei, guardate come cacciatendine. È un cane Dottor Jekyll e Mr. Hyde, doppia personalità. Qua c'è anche Molly. Amore, ciao, lei è buona. Lei non morde mai ed è buonissima. È la mia principessa dolce, 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 dolce. Amore, e qua sto preparando, che ho spaccato anche la coperta con i trucchi perché devo fare la foto di questi trucchi che sono quelli che ho utilizzato, cioè alcuni, non tutti, nell'ultimo video che vi ho fatto di make-up tutorial, appunto pochi giorni fa sul canale. Ho fatto questo video, mi preparo con voi, in cui ho usato un po' di trucchi nuovi e adesso sto facendo la foto per Instagram perché voglio fare un piccolo giveaway con appunto alcuni di questi trucchi che mi hanno mandato le aziende. Sapete che mi piace sempre condividere con voi i prodotti che ricevo, quindi ci sono ad esempio gli ombrettini di Alchemilla, altre cosine carine, quindi su Instagram il giveaway. La foto a terra, le foglie. Amore, chi c'è? Cosa sono tutti questi trucchi? Amore. Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video vlogmas. Oggi fa leggermente freddo, madonna, cioè io sembro tipo la donna delle nevi, sono tutta imbacuccata, però veramente ho troppo freddo oggi, mi sembra un ghiacciolino, poi quando ho freddo non mi riesco a muovere, mi sento tutta pigra, non lo so se pure a voi fa questo effetto l'inverno. Però sono comunque contenta perché sento che si sta avvicinando il Natale, quindi sento sempre di più questa atmosfera natalizia. Ma oggi facciamo una missione segreta, una cosa molto molto proibita. Sapete, tipo giochi proibiti, mi sento tipo misto fra Mission Impossible e giochi proibiti. Perché vi ricordate l'ultimo vlogmas che ho fatto, quello in cui io e Max facevamo l'albero di Natale e voi mi avete lasciato tanti bei commentini, mi avete dato tanti suggerimenti. Io però non ero affatto contenta di come avevamo fatto l'albero e quindi adesso farò un piccolo scherzetto a Max. Adoro sentire la radio in questo periodo natalizio perché trasmettono alla ricerca, c'è sempre zapping, sono alla ricerca sempre di queste canzoni natalizie perché adoro troppo in macchina sentire, poi cammino, vedo le lucine tutte di Natale, poi sento le canzoncine natalizie, mi piace troppo questa cosa, soprattutto adesso che c'è anche un po' di freddino, quindi sembra proprio che sia arrivato il Natale. Arrivati qua, sì, sono andata praticamente da casa mia a casa nuova, a casa nostra, per fare una marachella all'insaputa di Max. Arrivati, arrivati, arrivati alla casetta nuova, accendiamo le luci. Eccoci qua. Buttiamo tutto sul divano, poi dopo prendiamo tutto. Vedere cosa devo fare a questo alberello, com'è bello. Io stanotte non dormivo perché dovevo cambiare ste luci, non le sopporto, mi piacciono. Se lo dico a Max, dice che io sono cattiva, voglio cambiare sempre tutto.
distrutta. Oddio, sono piena di roba bianca. Ma luci prese, eccole qua. Tra l'altro mi sono resa conto che praticamente Max ha buttato lo scatolo e quindi adesso non lo so se me le cambieranno i cinesi. Perché praticamente in tutto il controllo di me. Io le scatole non le butto mai, perché già so che le cose le voglio cambiare. Lui invece, a differenza mia, le scatole subito le butta, così non posso cambiare le cose. Non ce la faccio, non lo sopporto. Adesso speriamo, andiamo a vedere, andiamo. Arrivata dai cinesi, tra l'altro mi devo anche muovere perché tra pochissimo devo andare in palestra e tanto devo ancora fare merenda. Missione compiuta, yeah! Me l'hanno cambiato, pure senza scatolo, senza scontrino, me l'hanno cambiato. Una cosa tengono di belle cinesi, credetemi, io non vado mai, cioè compro queste cose qua giusto per risparmiare. Per esempio adesso vi faccio vedere, ho comprato tipo una prolunga, una doppia spina, una lampadina, queste cose qua per risparmiare, proprio così. Tipo per esempio vestiti, già contenitori per cucinare, queste cose qua non mi piace utilizzare, perché comunque quelle plastiche o le cose a mangiarci dentro, insomma, non mi piace. Infatti mi serviva il coltello quello là grande per tagliare il pane, non l'ho comprato perché comunque non mi fido dei materiali e le cose. Però queste cosine qua, comunque io sono andata là, ho detto lo scontrino non ce l'ho, lo scatolo non ce l'ho, non mi piace blu, me la cambi. Che tra l'altro quando l'ho accesa mi pare pure che c'era qualche parte che non funzionava, che poi non lo so se era proprio così o non me ne ero accorto. Comunque me l'ha cambiato. Dico qua, sono troppo contenta. Mi ha cambiato sia la luce, eccola qua, yeah, che felicità. troppo contenta. Ho preso queste cosine, eccola qua, tipo un'altra stellina, e anche ho preso una che ha alberello, di quelle che già avevo preso. Poi eccola qua la prolunga, che serve sempre. Casa nuova, non ho prolunga eccetera, quindi quando devo registrare video per caricare eccetera mi servono le prolunghe. Adesso merenda e palestra, e poi vado a rimettere la luce sull'albero come stava prima, quindi io glielo dico proprio e lui vedi tipo la faccia che farà, mi farò vedere quando vedrà che praticamente le luci magicamente da bianco blu sono diventate bianco dorato, bianco giallo. Fantastico, già mi immagino la scena. Nancy, ho trovato, sono andata, mi hanno cambiate le luci, è vero amorini, sì, miei amorini, c'è Molly, Cookie, ciao Cookie, manda questa, si butta a te, ciucciona Cookie, ciao Nancy, dove vai, qua? Ciao, qui sei pure tu una cagnolina. Ciao. Comunque cinesi senza scontrino e senza scatolo mi hanno cambiato le luci da bianco blu, poi c'è bianco giallo. Yeah. Poi l'ho detto a Max, le ho tolte, poi vado e le rimetto sopra, glielo dico proprio, e lui se ne accorgerà, così le vedrà da blu a gialle. Comunque voglio far vedere qua l'albero, ma dobbiamo fare merenda, eh? Sì. Che io tengo fame, eccolo qua il nostro albero, questo di casa mia, casa nostra. Oddio, un casino con queste case, si capisce niente. Chiamiamo Max. Lui è ignaro di tutto. Ci divertiamo. Rispondi. Uè, amo. È finita di lavorare. Adesso devo andare in palestra, sto facendo merenda. Senti, ma tu stasera vieni a casa, alla casa nostra. Sì. Non ti posso dire che cos'è, però non ti arrabbiare, eh? Giacomo, già ti arrabbi! No, hai fatto un piccolo scherzetto! Non ti arrabbia! Non li dichiamo pure a Natale! No, a Natale non si deve litigare! Uffa! Ragazzi, poi vi farò sapere! Comunque, secondo me se la vediamo male, secondo me ce li dichiamo. Mamma mia! Sì, l'ho sentito proprio agguerito, poi secondo me ha capito un po' che ho fatto qualcosa con l'albero. Comunque, vabbè, comunque mangiamo. Ma andiamo a mangiare, ciao! Meglio! Eccolo qua, comunque il nostro albero, perché mia mamma è più tradizionalista,
Quindi l'ha fatto, lo fa sempre così. Tutto rosso. Tutto rosso. Poi mia mamma non piace spendere questi soldi per l'albero. Allora, diciamo, da tipo da 30 anni lo fa così l'albero. Comunque, tutto rosso, anche però è molto bello, fa la sua figura, è vero? Sì, a me piace molto. A me piace rosso. Ma è troppo pieno di roba. Lo fa pieno di roba, è vero. Poi, vabbè, pure qua su, poi mamma decora dappertutto, poi qua vicino al camino. Mette tutte queste cosine decorate. Adesso, devo dire la verità, questo coso che è? Un presepe piccolino, bellino. No, già c'è il bambinello. Ah, non si deve mettere. Ma è attaccato, lo puoi togliere. Devo dire la verità, quest'anno ho messo anche meno cose, gli altri anni di più. E poi hai visto questo, sta Babbo Natale di 40 questo. Anni. Questo è il mio Babbo Natale, dovete sapere che questo Babbo Natale io ce l'ho da anni proprio. E ogni volta mio padre l'ha giusto, ricordate quando ero piccolina io che me l'avevano portato. Si è tolta pure, ha perso pure la testa, Babbo Natale ha perso la testa. Me l'avevano portato una volta che io stavo malata da piccolina. E allora da là, questo qua, guai a chi me lo tocca. Ogni volta che l'aggiusta, che fai con quello in braccio tu? Mio padre, ogni volta che strumpa mio padre me l'aggiusta. E vi giuro, cioè, c'ha 30 anni, c'ha l'età mia, che ero piccolissima quando me l'hanno regalato. Funziona? Sì, guardate, poverino, guarda, non ce la fa a camminare. Sta tutto abboccato, là. Non cammina, è un vecchietto proprio. Caduto piccolo amore, dai, facciamo una cosa. Povero babbo, facciamolo riposare, lo voglio troppo bene, mettilo qua per noi. Riposati, ah, non cadere, guarda, sta tutto Stuart, povero babbo. Dai, te ne 30 anni, è vecchio. Ciao babbo. E poi ci feci le treccine, perciò tieni i capelli ondulati. Vabbè, ciao cookie. Ciao Coco. Madonna, adesso dobbiamo fare merenda. Questo viene con gli occhi rossi col flash, è un pazzo. Dobbiamo fare la merenda e palestra. Mostra. Arrivano i mostri, guarda poi con gli occhi ci arrivano i mostri, mostra. Ah, mia mamma ha decorato, che bella moglie, ha decorato tutta la scala, guardate qua, devo dire la verità che ancora non ha finito gli addobbi, perché lei poi inizia, diciamo, l'8 dicembre e finisce il giorno di Natale. Vabbè, andiamo a fare sta merenda, qua c'è un cavalletto così ovviamente per la casa. Andiamo a fare merenda. Ecco qua Nancy, sei contenta di questa merenda? Allora, i tortini che ho fatto io sono quelli là di cui vi ho fatto il video sul secondo canale. Tortini al cacao buonissimi, super soffici, questi qua sono pronti in pochissimi minuti. Andate a vedere il video, Nancy pasticcio con questi tortini. Ce la faccio prima, li devo mangiare tutti. Poi ho messo il succo questo qua d'ananas, oggi stranamente non avevo voglia di cose calde. Perché noi beviamo sempre la tisana. Invece oggi questo qua ci dà un po' di energia, spremuta 100% arancia, il mio caffettino con il latte di cocco. E poi questo qua Nancy, allora questo è troppo buono, stamattina me lo sono mangiato uno, è veramente una cosa magnifica, non è light, non è neanche sano perché comunque non è zero grassi e c'è anche abbastanza zucchero, però è buonissimo, lo yogurt al cocco troppo buono, madonna, devo provarlo. No, è buonissimo, la guerra ragazze è proprio è una morte lenta e piacevole. Abbiamo mangiato questo yogurt, ve lo giuro, è troppo buono. E poi questo qua ho preso anche che è il nostro tradizionale yogurt di soia. Dai, facciamo merenda. Si magna. Lui vuole la merenda. Non è per te, scendi. Non è per te, scendi. Miziano, amore, mamma sua. Mamma mia, piccellino. Bella, mamma. La sofficiosità. Buoni, Nancy. Buoni perché c'è pure il cioccolato all'interno. Ah, certo. Senza zucchero, senza burro. Senza niente, ma sono troppo buone. Ho preparato la borsa, eccola qua, della palestra. E adesso me ne vado in palestra. In palestra non lo porto mai il cellulare, lo lascio qua. Quindi vi saluto, poi adesso palestra e poi dopo cenetta e a dormire. Anzi, prima monto il video e poi vado a dormire. Poi se volete, casomai qualche altra volta vi posso straordinariamente, vi porto il cellulare, vi porto con me in palestra, faccio un video in palestra se volete, ve lo faccio. Per ora vi mando un bel bacio grande. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e ci vediamo al prossimo video.
Ciao!